Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Vincenzo Serafino e sono un farmacista. Oggi vi racconterò un po' quella che è la professione del farmacista e la sua bellezza. Io mi sono laureato all'Università della Sapienza a Roma e la mia vocazione nasce sin da quando ero piccolo perché avevo una grande passione per la chimica. Quindi tutto ciò che ha a che fare con la chimica, con la manualità, gli esperimenti, insomma, questa era la mia idea sin da quando ero piccolo, per cui ho deciso poi di intraprendere la facoltà di farmacia. E subito dopo essermi laureato, già il giorno dopo la laurea, ho fatto il mio primo colloquio con un'azienda farmaceutica e sono stato assunto come informatore scientifico del farmaco con un importante gruppo farmaceutico italiano. Dopodiché, in corso d'opera, nel mentre svolgevo questa professione, mi sono abilitato alla professione di farmacista, avendo sostenuto l'esame di Stato, sempre a Roma, e in un secondo momento ho deciso proprio di svolgere la professione di farmacista. L'ho fatto in diverse farmacie, prima come farmacista al banco e poi soprattutto come farmacista preparatore galenico. Il preparatore galenico è quello che di fatto allestisce i medicinali in farmacia e questa è una cosa veramente entusiasmante perché ti permette di fare proprio quella che è la professione del farmacista, ovvero lo speziale. Per cui questa cosa mi ha dato grandi soddisfazioni e l'unico tassello che poi mi mancava era quello di svolgere la mia professione in proprio. E questo tassello poi l'ho aggiunto in un secondo momento allestendo la mia attività, sono diventato imprenditore, ho aperto una parafarmacia all'interno di un importante circolo sportivo romano. E questo mi ha dato delle grandi soddisfazioni perché sono stato a contatto con molte persone che andavano alla ricerca del benessere e della salute e quindi mi ha dato la possibilità di esprimermi anche in termini di consiglio personale, cioè di intraprendere un percorso, far intraprendere un percorso alle persone che necessitavano di benessere e salute. Il percorso durante gli studi all'università non è stato molto semplice perché la materia richiede un grande impegno, però una cosa che ho imparato da questo percorso è quella che la volontà è tutto, cioè le motivazioni sono tutto. Se si è motivati e si ha la volontà di portare a termine il proprio percorso, questo è assolutamente possibile per tutti. È chiaro che è necessario avere passione per la materia, ma il fatto che al liceo si possa aver frequentato, che ne so, il liceo classico, che non prevede un grande spazio per quelli che sono gli studi scientifici, non vuol dire che in un secondo momento non si possa decidere di intraprendere gli studi in farmacia, perché comunque è importante essere motivati e impegnarsi e il percorso che si è intrapreso si può assolutamente raggiungere. Le materie studiate prevalentemente sono la chimica, ruota quasi tutto intorno alla chimica applicata alla medicina. Quindi ci sono le diverse chimiche, la chimica generale, la chimica inorganica, la chimica organica, la chimica analitica e ci sono tutti i vari laboratori. E poi le materie mediche, quindi anatomia, fisiologia, patologia e quant'altro. E questo è stato il mio percorso, quello che mi ha assolutamente motivato. Per cui quello che chiedo a chiunque, quello che suggerisco a chiunque abbia intenzione di fare un percorso di questo genere è assolutamente non mollate mai. Io vi ringrazio per l'attenzione, faccio un in bocca al lupo a tutti voi e niente, non mollate!